Siamo tornati. Vedete? Siamo qua con mia cugina Rebecca, che è lei. Ciao a tutti. Allora, Rebecca, un argomento bello ghiotto. Perché dovresti fare di più lo stronzo con una ragazza? Noi professiamo sempre che il bravo ragazzo ha bisogno della controparte cattiva. Cioè, se sei solo bravo, purtroppo finisci nel bidone dell'umido. Perché? Purtroppo è la pura verità. Noi ci lamentiamo con le amiche, questo ragazzo si è comportato male, ma la verità è che in fondo ci piace questa cosa. Ma perché le piace? Perché ci fa sentire più sicure di noi stesse, riuscire a conquistare un uomo difficile, un uomo misterioso. Io non dico che appunto ci deve trattare male, però ci deve sempre tenere un po' in bilico, deve sempre tenerci un po' nel mistero. Cioè, se usciamo insieme l'appuntamento va bene, tu non mi devi scrivere appena arrivi a casa subito, magari mi scrivi la mattina dopo, il giorno dopo, non mi devi subito proporre di rivederci subito. Questo è anche un atteggiamento, se Aspetta. così vogliamo chiamarlo, stronzo, se così. Sì. E anche non scriverle. Dare il massimo al primo appuntamento, gliel'hai chiesto per primo l'appuntamento, gli hai chiesto magari anche il numero, e a un certo punto sarà magari lei a scriverti, no? Stavi dicendo, il discorso sfida. Quanti ragazzi che hai avuto si sono comportati da sfide, quanti invece erano troppo servili? Allora, secondo, nel mio caso la maggior parte erano un po' troppo servili e infatti non è mai poi andata a buon fine. Quelli che mi sono piaciuti di Aspetta, più, comportamento da servile, cioè com'erano? starmi un po' cioè, non dico addosso, però comunque scrivermi in continuazione, chiedermi in continuazione di vederci, farmi troppi complimenti, dare tutto un po' così per scontato. A me onestamente non piace qualcosa che è così palese. Invece i ragazzi che mi hanno conquistato di più, che comunque sono molto, sono la minor parte, sono quelli che comunque a volte sparivano, quindi io andavo fuori di testa, mi chiedevo ma cosa ho fatto di sbagliato, magari non gli piaccio, magari preferisce un'altra. E quindi queste domande nella nostra testa amplificano il nostro interesse verso questo ragazzo. Che figata, ragazzi. Cioè, il senso di colpa è un pacchetto, è il pacchetto Office che devi caricare all'interno della testa della ragazza. Cioè, così come lo fa lei con te. Cioè, lasciare il dubbio sulle cose permette alla ragazza di segarsi di testa. E loro amano segarsi di testa. Non si sa perché, però è così. Siamo paranoiche e ci piace Le cose esserlo. troppo facili stancano chiunque. Come dicevamo con Alberto tempo fa, con il trainer, un videogame che riesci a usare, giocare e passi da un livello all'altro senza perdere mai una vita, stanca. O un qualcosa che rifai, rifai, ti incaponisci, è un qualcosa di più intrigante. Il ragazzo che hai, il ragazzo attuale, Sì. Sì. che cosa ha fatto per, diciamo, per... Da Diciamo quant'è che che siete questo è il terzo anno. insieme? Cazzo. Diciamo che anche lui all'inizio non capivo se voleva solo un'amicizia, perché appunto ai primi appuntamenti neanche ci siamo baciati, a dire la verità. Poi mi scriveva raramente all'inizio, metteva storie magari dove si vedeva un altro bicchiere, che era cena fuori, quindi io non capivo, dicevo ma che cavolo sta facendo questo? Poi piano piano, piano piano appunto, il suo atteggiamento ha iniziato a cambiare, dopo che appunto all'inizio io non capivo e andavo un po' fuori, e poi ha iniziato a capire che mi stava dando l'esclusiva, però mai senza Darti troppe darmi troppe certezze. certezze. Poi quando Ok. siamo arrivati ovviamente dopo più di un mese, quasi 2 mesetti, appunto mi ha fatto capire che era interessato solo a me e da lì poi è iniziato il nostro percorso di conoscenza a pieno, diciamo, perché all'inizio non siamo andati a mille, siamo andati molto lentamente. Secondo me appunto andare lentamente è molto importante, non bisogna mai dare tutto alla ragazza subito, altrimenti è tutto facile e ci si stanca subito. Cosa pensa una ragazza quando vede storie dove c'è un altro bicchiere piuttosto che dove potrebbe capire che ci sia un'altra? Diciamo che ci facciamo un sacco di domande, ci chiediamo se abbiamo sbagliato noi, se questa ragazza magari si è comportata meglio di noi a un Sei più bella appuntamento, se è di voi? più bella, cosa lei che io non ho. Poi andiamo a cercare nei suoi follower chi potrebbe essere, quindi magari si vede, non so, il capello biondo e quindi noi andiamo a vedere
nei like, anche se ci sono qualche ragazzo con i capelli biondi, quindi diventiamo delle stalker. Cioè, Rebecca, c'è questa tendenza del bravo ragazzo, la persona che poi sa poco di dinamiche sociali, proprio di questa cosa qua, del meno apprensione do la ragazza, meno problemi, meno pensieri, meno, allora avrò più. Cioè, il concetto del faccio vedere il bicchiere, l'uomo medio, il bravo ragazzo dice no, perché se io faccio vedere il bicchiere, questa qua si arrabbia, pensa che sono un puttaniere, che vado con tutte, eccetera, eccetera. Ma la spiegazione che ti do io, poi vediamo Rebecca, è non stai mettendo la foto del tuo pene che entra nella sua vagina, dai, stai dando un beneficio del dubbio, stai facendo vedere che vivi una vita. Cioè, mettere un bicchiere non significa niente, come fa a pensare che sia un puttaniere? E oltretutto è un po', cioè, le donne sono sempre in competizione tra loro e aiuta secondo me la dinamica. Sì, esatto, poi non sappiamo che l'altra potrebbe essere sua cugina, la sua migliore amica, quindi noi rimaniamo proprio con il dubbio, che cavolo è questa? Quindi non possiamo arrabbiarci poi se non stiamo insieme, alla fine se non c'è nulla di serio ognuno può fare quello che vuole. Ultima domanda al volo, le litigate, saper discutere, saper andare contro, quanto è importante per te in generale? Avere un uomo che sappia, certo, sappia dare sempre ragione. Allora, anche qua ci deve essere un equilibrio, ovviamente non si deve discutere sempre, altrimenti si va fuori di testa, però è anche giusto ogni tanto discutere e ognuno deve dire la propria. L'uomo non deve mai dire sempre sì, hai ragione, deve avere una propria testa, un proprio punto di vista e sapersi far valere. Mi sono assolutamente d'accordo. Ragazzi, Rebecca è molto in gamba, senza voce, questa... Esatto, scusate. Però molto in gamba. Fateci sapere cosa ne pensate. Ragazzi, buonanotte!